Il Covid continua a mietere vittime in Molise, l'ultimo bollettino dell'ASREM è tragico, con 8 decessi al Cardarelli di Campobasso nelle ultime 48 ore. In malattie infettive sono deceduti 5 pazienti, una donna di 80 anni di Campobasso, una 83enne di Guglionesi, una donna di 91 anni di San Giuliano di Puglia, un 75enne di Termoli e un uomo di Montelongo di 81 anni. 3 le vittime invece erano ricoverate in terapia intensiva, una donna di 71 anni di Montelongo, un 62enne di Campobasso e un uomo di Termoli di 76 anni. 7 i ricoveri, tutti malattie infettive del Cardarelli e un trasferimento dall'area grigia del San Timoteo di Termoli al Neuromed di Pozzilli. 2 pazienti dimessi da infettivi, i nuovi positivi sono 72 sugli 860 tamponi processati. A Termoli si registra il numero più alto di nuovi casi, 11, seguono Jelsi con 10, Fornelli con 9, 7 casi a Isernia, 5 a Larino, 4 a Santa Croce di Magliano e Venafro, numeri inferiori negli altri comuni interessati dal Covid. Non si registrano nuovi contagi a Campobasso. Intanto a Toro, dove nelle ultime ore si sono registrati altri 2 casi, il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole. Parliamo di scuola perché ovviamente lì all'interno abbiamo attenzionato gruppi di persone ovviamente molto ampi e ringrazio l'ASREM per la collaborazione, poiché anche se non previsto da protocollo hanno inteso mettere a tampone tutta la popolazione scolastica in base alle segnalazioni che ho fatto. Stiamo raccogliendo tutti i dati di tutti gli alunni, tutto il personale scolastico e non scolastico che gravita intorno alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria del comune di Toro, per cercare di avere la situazione, la fotografia dello stato attuale del contagio. La scuola ha dovuto chiuderla, attualmente all'interno degli istituti scolastici non può entrare nessuno, né il personale amministrativo, personale ATA, neanche...